abissi, su e sollevette dei monti. Vedi ti applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia, roccia della nostra salvezza, amen. Hanno plasmato la terra. Vedi che applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia, roccia della nostra salvezza, amen. Adoriamo, inginocchiati davanti al Signore, il Dio che ci ha creati. Vedi che applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia. Il gregge che gli conduce. Vedi che applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia, roccia della nostra salvezza, amen, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il suo Spirito. Benvenuti, cari pellegrini, in questo santuario di San Pio da Pietrelcina. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da casa tramite Padre Pio TV, in particolar modo, ecco, e gli ammalati, ovviamente. In particolar modo diamo il benvenuto quest'oggi a questi gruppi in pellegrinaggio qui, la parrocchia dell'Immacolata di Salerno, la parrocchia del Sacro Cuore di Benevento, un gruppo di Santa Anastasia, il gruppo di Santa Maria delle Mole di Marino, la parrocchia San Giovanni Paolo II di Merine, il gruppo di Afragola, la parrocchia di Maratea e il gruppo di Teggiano.
a tutti va il nostro benvenuto. Siamo qui per celebrare la Pasqua della settimana, il nostro ringraziamento al Padre per quello che ha compiuto nel mistero pasquale del Signore Gesù Cristo. E allora, per essere degni di partecipare a questi santi misteri, riconosciamo ora i nostri peccati, perché tante volte in questo amore non ci abbiamo creduto, abbiamo scelto altre strade, altre compensazioni fasulle che ci hanno portato solo all'amarezza, alla tristezza, ecco, al peccato, appunto. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora a voi questo monito, o sacerdoti, se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'una contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Custodiscimi, Signore, nella pace. Custodiscimi, Signore. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Custodiscimi, Signore, nella pace. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Custodiscimi, Signore, nella pace. Israele, attenda il Signore, da ora e per sempre. Custodiscimi, Signore, nella pace. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica,
lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Predicate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Come ogni domenica,
la comunità cristiana si raduna attorno alle due mense che la Chiesa imbandisce. C'è la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia. Ecco, allora vediamo qual è in questa liturgia della parola di questa domenica, qual è la luce che noi riceviamo per la nostra vita, qual è la buona notizia che ci può aiutare per vivere, affrontare nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, il nostro pellegrinaggio terreno. Ecco, il Vangelo di questa domenica così ci presenta queste frasi dette da Gesù, questa figura degli scribi e dei farisei, come uomini che sanno insegnare, e allora bisogna ascoltarli, ma non sanno praticare. Ecco, ci pone questo di fronte a una scelta molto sostanziale, di fondo della nostra vita. Le cose, cioè, noi possiamo saperle, possiamo dirle, possiamo capirle, ma il punto vero qual è? Il problema è saperle fare, saperle vivere, saperle mettere in pratica. Dicono e non fanno, dice Gesù, cioè questo giudizio lapidario, terribile, che ahimè può essere emesso su molti di noi, per non dire su tutti noi. Cioè, noi possiamo saper parlare, saper comunicare, saper articolare, saper analizzare, saper esprimere, ma non essere altro che descrittori di questa realtà, di queste cose belle. Infatti qui compare il problema di chi è il maestro, di chi è il padre, di chi è la guida, come compare alla fine di questo brano di Vangelo. Allora, c'è questa attitudine di fondo, che peraltro è l'attitudine riscontrabile nelle vere guide, nei bravi padri, nei maestri, quelli efficaci, l'attitudine di essere persone che hanno sempre da imparare, avere sempre da imparare, cioè stare di fronte alla vita con questa postura, come chi può essere ancora sorpreso, come chi può essere ancora destabilizzato dalle sue certezze, e quindi aprirsi a una conoscenza più profonda, più seria, più autentica. Sapete, un tempo nelle nostre sagrestie c'era una frase che il sacerdote leggeva mentre si preparava a celebrare la messa: celebra missam, si capisce pure in italiano, ut primam, ut unicam, ut ultimam, cioè celebra la messa come se fosse la prima, come se fosse l'unica, come se fosse l'ultima. Ecco, vale per la messa innanzitutto, ma vale per ogni nostra giornata, credo. Come se fosse la prima. Ecco, quando noi viviamo le cose per la prima volta è tutto nuovo, tutto ci stupisce, ci fa rimanere a bocca aperta. Che bello, non siamo ingrigiti dall'abitudine. È tutto nuovo, tutto diventa oggetto di lode, di ringraziamento a Dio. Come se fosse l'unica. Hai un colpo da sparare oggi, anzi adesso. Passato e futuro per definizione non ci sono, e sei solo il presente. Sei un cecchino, non sei una mitragliatrice. Adesso sei chiamato a sfoderare la parte migliore di te. L'ultima. Se fosse l'ultima la giornata di oggi, quella che Dio ti dà da vivere, quante tensioni si allenterebbero. Quanti, così, per quante preoccupazioni verrebbero meno, ridimensioneremmo tutto, daremmo il giusto peso alle cose. Ecco, allora, qua, tornando al Vangelo, vivere in fondo con l'ostentazione della propria sapienza. Questi vivono per essere ammirati dalla gente, allungano le frange, amano i posti d'onore nei banchetti ed essere chiamati con nomi onorevoli dalle persone. Ecco, vivere così significa
aver perso il bandolo dell'esistenza. Saper parlare d'amore e non saper amare. Saper descrivere e pretendere il servizio e non aver mai servito nessuno sul serio. Questa esperienza è collegata in fondo a un'esigenza sbagliata, a un'esigenza cioè fuori mira. Quale esigenza? Una cosa che assolutamente non ci serve. Cosa mi serve veramente nella vita? Peraltro neanche essere servito è la cosa più urgente, perché se io sono servito ma resto nel cuore arido, con un'anima così cieca che fondamentalmente non si apre, non si dà al prossimo, io posso stare pure nel posto più bello della terra, no? Essere circondato dalle persone migliori del mondo, ma io non ho luce nella mia vita, io non ho luce in me. E allora a che vale? A che pro? Allora, saper servire, saper imparare, non vivere per essere ammirati, ma saper ammirare, per esempio, saper guardare la bellezza e non semplicemente parlarne, saperla apprezzare, cioè nel prossimo. Questa non è un qualcosa di eticamente doveroso, è semplicemente la vita più bella che possiamo vivere. Infatti la vita di questi scribi, di questi farisei che parlano di alcune cose ma non le sanno fare, non le sanno tradurre in pratica, che vivono per essere guardati, è una vita infelice, una vita miserabile. Sarai sempre alla mercé di quello che dicono gli altri di te, tra l'altro, sempre schiavo della tua immagine, del tuo ego. I padri dicevano che la filautia, cioè l'amore di sé, è la madre di tutti i serpenti, cioè dei vizi capitali. Com'è che quella cosa pensavi di averla risolta, invece da un po' riciccia fuori? Ma come, non ti arrabbiavi più e adesso invece hai sbottato? Com'è? È perché sotto sotto c'è la madre di tutti i serpenti, l'amore di sé, quella cosa per cui il tuo ego è al centro del mondo, che non è morta ancora. Allora, cos'è che noi ci possiamo portare via a casa, possiamo ricevere cioè da questo Vangelo? Ecco, una bella sterzata sulla nostra vita. Diceva Don Oreste Benzi: ciò che sei grida molto più forte di ciò che dici. Allora conta molto di più un singolo atto d'amore verso Dio e verso il prossimo, e che ne so, un convegno di teologia per noi sacerdoti, eccetera eccetera. Conta cioè molto di più spesso mettersi semplicemente a obbedire a Dio, a provare a compiere una delle sue parole, che fare mille pellegrinaggi. Attenzione, per voi che siete qui specialmente, no? In pellegrinaggio, o c'è un prima e un dopo nella tua vita rispetto a questo viaggio che hai fatto qui da Padre Pio, cioè nel senso che una cosa, una, non due, non dico due, ma una, però che sia cambiata. Altrimenti che sei venuto a fare qui, a cambiare aria, a così soddisfare un sentimento religioso, un devozionismo che però appunto non ha nessuna incidenza nella vita? La nostra vita è fatta di cose concrete, cioè amare non è un'idea, non si ama per via teoretica, amare è un atto. Servire cioè non è un discorso, servire è un'attitudine che diventa concreta. È una questione di esercizio delle parti più belle del nostro essere. Una cosa che questa parola ci ricorda a tutti noi è che tutte le volte che noi abbiamo provato un pochettino, dico, a obbedire a Dio, siamo stati felici. Tutte le volte che abbiamo provato un pochino a dargli retta, andare cioè per la via del Vangelo, non è che abbiamo fatto un favore a Dio, abbiamo sperimentato
un qualcosa sulla via della guarigione del nostro cuore. Abbiamo sperimentato che vuol dire essere ricettori di grazia, cioè di un regalo, portatori di qualcosa che ci dà molta più pace, ci mette il cuore in pace, ci fa respirare a due polmoni, ci fa essere cioè contenti, ecco, molto di più di quello che è possibile raggiungere attraverso un esercizio semplicemente così di pensiero, sapere le cose, dire la verità, ecco, dire, insegnare, capire, spiegare contro il fare è una tentazione antica, risale ad Adamo ed Eva, ad Adamo ed Eva addirittura. Nel giardino di Eden c'erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè potremmo dire l'albero del capire e quello del vivere, del fare, dell'operare. Ecco, l'uomo era destinato all'albero della vita, allunga la mano verso l'albero della conoscenza del bene e del male, e qua potremmo leggerci l'insegnare, il capire, il sapere, e l'effetto qual è, il risultato qual è? Perde pure l'albero del vivere. Cioè, quello che in fondo guarisce tutti noi non è un discorso ma un atto. Ecco, Cristo, Signore, dopo i 3 anni di ministero pubblico, alla fin fine ci ha salvato con un atto sulla croce, obbedendo al Padre fino in fondo. Ciò per cui noi siamo redenti, cioè liberati da che cosa? Dal non senso, dall'andare a casaccio nella vita, per cui stai nella confusione più totale, non c'hai assi cartesiani per orientarti. E invece lui ti libera dal non senso, ti dice che la vita non è una vita da vagabondo, ma da pellegrino. Cioè il pellegrino ha una meta da raggiungere, si chiama cielo, che è quello che ci ha riaperto il Signore Gesù tramite il suo mistero pasquale, diceva all'inizio della messa. Ecco perché è importante la messa domenicale, per come comunità cristiana ci riuniamo per dire grazie Signore per quello che hai compiuto nel tuo mistero di passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo. Ci hai riaperto la porta chiusa, ecco, da Adamo ed Eva, ce l'hai riaperta questa possibilità per raggiungere la pienezza di vita, la felicità me l'hai data, adesso sta a me. I padri facevano l'esempio dell'umanità tutta naufraga, no? Tutta a mollo. Se non passa uno con la barca che ti tende la mano, tu non ti salvi, ma non basta. Devi pure decidere di afferrarla quella mano per essere tirato su, sulla barca, ed essere salvato. Cioè anche tu devi fare la tua parte. Ecco la vita di grazia, tradotto in soldoni, voi che state qui soprattutto, pellegrini, la confessione. Prima scherzando con qualcuno dicevamo, oggi pare che la confessione, perché si confessa ancora la gente? Ormai sembra che il paradiso, tu muori e vai dritto in paradiso, ti è dovuto. Del purgatorio non se ne parla più. Del fatto che ci sia un giudizio dopo la vita, dopo la morte, voglio dire, la morte fisica, dove renderemo conto a Dio del nostro operato, non se ne parla più. Eppure c'è morte, giudizio, inferno, paradiso, i novissimi, ormai roba da catechismo di San Pio X, e invece è sempre attuale. Poi sarà una ratifica quella di Dio, non è che Zeus, quello che avremo scelto qua giù ci darà per l'eternità. Se avremo scelto l'amore a Dio e al prossimo, quello godremo, l'amore, la visione di Dio che è amore, dice San Giovanni, per l'eternità. Ecco, allora il Signore ci conceda di capire in questa, nella nostra vita, la vita di tutti i giorni, in particolar modo in questa settimana che ci si spalanca davanti, capire qual è la nostra prossima occasione per fare, per servire, cioè per obbedire, per amare, per fare un salto al di fuori del nostro ego, avendo ormai compreso che, ecco, dalle nostre paludi esistenziali riusciamo a uscire solo se ci appoggiamo sulla roccia di un atto d'obbedienza. Sia lodato Gesù Cristo.
Ci alziamo in piedi e professiamo ora insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera del nostro Dio Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore che ci custodisce nella sua pace e ci richiama alla pratica dell'umiltà e alla coerenza tra le nostre parole e le nostre azioni, accolga le preghiere che gli presentiamo, certi che saranno accolte quanto più risponderanno al suo progetto di amore. Diciamo insieme: fai di noi, Signore, un cuore solo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Per la Chiesa, perché sappia rivolgersi a Dio con sincerità e umiltà, riponendo in Lui ogni speranza e fiducia. Preghiamo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Per la pace, perché il nostro impegno di cristiani sia a servizio di tutte le popolazioni che ogni giorno vivono situazioni di conflitto e di guerra. Preghiamo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Per le famiglie cristiane, perché l'amore per Dio sia il collante per vivere in unione tra loro in tutti i momenti della vita. Preghiamo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Per ognuno di noi, perché il nostro dialogo con Dio sia intimo e sincero, spinto dal desiderio di conoscerlo ed amarlo, per servirlo soprattutto nel fratello che ci è accanto. Preghiamo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Per Eleonora, Giovanna, Giuseppe e i nostri defunti, siano accolti in paradiso con tutti gli eletti per contemplare in eterno il volto di Dio. Preghiamo. Fa di noi, Signore, un cuore solo. Dio nostro Padre, che ci hai rinnovati con la grazia del perdono, fa che la nostra vita diventi sempre più segno del tuo amore universale. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga la tua regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, e dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli di Dio, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Thank you.
tuo fuoco e rivela la missione. Il nuovo volo è cammino, cerca e crea guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo cuore.
Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto e a metterlo in pratica, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E per intercessione di San Pio da Pietrelcina, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Come un prode che corre con gioia.